Gravissimo incendio nella notte fra mercoledì e giovedì a Lecco in via Baracca, quasi certamente per cause accidentali, per una sigaretta lasciata accesa. Le fiamme intorno alle 3 di notte si sono sprigionate da un appartamento all'ultimo piano di una palazzina e da lì si sono propagate sul tetto. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri e 5 automezzi. Ci sono voluti quasi 8 ore di lavoro per spegnere l'incendio. L'appartamento dal quale si sono propagate le fiamme è andato completamente distrutto. Il rogo ha compromesso la struttura del tetto. Anche la casa vicina è stata dichiarata quindi inagibile. Gravissime le condizioni del 55enne disabile che si trovava all'interno dell'appartamento dal quale è partito l'incendio. L'uomo che già versava in condizioni critiche ha riportato ustioni sul corpo. Trasportato d'urgenza all'ospedale di guardia di Milano è stato sottoposto a una delicata operazione e ora si trova in prognosi riservata. Nell'incendio è rimasto intossicato anche un amico che insieme a un gruppo di conoscenti presta assistenza al disabile. È stato lui a lanciare l'allarme e a trascinare fuori dall'abitazione in cinquantenne lottando fra il fumo e le fiamme grazie all'aiuto anche di un'altra persona anche questa rimasta leggermente intossicata